Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, da questo luogo, accanto a questa statua dove in tanti vanno a deporre un lumino che esprime un po' la devozione ma allo stesso tempo anche la richiesta a Padre Pio, ecco, di una grazia, di una paura, di un guaio che si affronta nella propria vita. Ad esempio, come accadeva qui, quando era in vita e la gente, i devoti, i pellegrini venivano da lui. Un giorno padre Giambattista Colavita, che visse proprio alcuni anni accanto a padre Pio, sentiva che la gente parlava di un misterioso profumo, cioè un profumo che percepiva quando chiedeva l'aiuto a padre Pio. Ora, lo attribuivano proprio a padre Pio questo profumo, e padre Pio era in vita. Allora padre Giambattista Colavita volle chiedere spiegazioni a padre Pio e glielo chiese: padre, ma perché la gente percepisce questo profumo? E padre Pio rispose così: è segno che sono vicino alla loro anima. La stessa risposta proprio padre Pio la diede anche alla contessa Teffner, che gli aveva chiesto: padre, alcuni sentono questo profumo, violette, rose, mughetto, addirittura qualcuno percepisce l'acido fenico. C'è un significato per tutti questi fenomeni? Padre Pio semplicemente spiegò: indica solamente la mia presenza. Anche Angela Borrini di Novara voleva conoscere il messaggio del profumo di fiori differenti. Perché la rosa? Perché la violetta? Perché il ciclamino? E glielo chiese a padre Pio. Beh, padre Pio subito rispose: beh, questo studio ancora non l'ho fatto. Però c'è una risposta che padre Pio diede a Rosa Cancellario, che domandò: padre, cosa significa l'odore di acido fenico che ho avvertito? E subito padre Pio si fece serio e disse: prega, purificati e sta in guardia alle tentazioni, c'è qualcosa che non va.